La strada del mosaico. Via Portone, nel borgo San Biagio, a Ravenna, diventa la strada del mosaico. Sarà un museo a cielo aperto, un nuovo itinerario per rendere visibile a turisti e cittadini aspetti meno noti della città del mosaico. Già nel 2015, nella nuova targa in mosaico del noto Circolo La Gardella al Civico 35, l'associazione Disordine definì la via Strada dei Mosaicisti. Era in pratica un preludio all'idea di realizzare un museo a cielo aperto segnalando con opere d'arte i punti in cui hanno abitato molti artisti e mosaicisti, da Antonio Rocchi e i fratelli Melano fino ai contemporanei. A 7 anni dalla sua costituzione, l'associazione Disordine si lancia in una nuova sfida nel segno del mosaico, instaurando nuove collaborazioni con l'amministrazione comunale, le scuole d'arte di Ravenna, gli abitanti, gli operatori commerciali e i gestori dei locali delle vie Portone e Ghibutta, per un progetto che ponga in luce i linguaggi culturali e artistici della città di Ravenna attraverso le sue principali vocazioni territoriali come il mosaico, la musica e il buon cibo. Il Museo del Mosaico di Via Portone, afferma l'associazione, sarà supportato dalla tecnologia contemporanea con monitor, QR code in mosaico collegati a video che raccontano la storia della strada e le biografie degli artisti, unendo così l'antico linguaggio del mosaico alle nuove tecnologie. Un nuovo itinerario per rendere visibile a turisti e cittadini aspetti meno noti della monumentale Ravenna capitale del mosaico, luoghi caratteristici di vissuto quotidiano di artisti ravennati, di più generazioni, fonti di ispirazione e curiosità. Una stretta viuzza nel cuore dell'antico castro romano, ritratta da Telemaco Signorini nel 1875, durante una sua visita in città, in un dipinto considerato tra le prime opere dell'arte di quegli artisti poi definiti macchiaioli. Fonte www.ravennatoday.it.